Salve ragazzi, bentornati su TechGeos.it. Quest'oggi recensione di un tablet che sta sorprendendo un po' chi lo acquista, poiché offre un prezzo assai contenuto ma anche delle funzionalità che non sono affatto di secondo piano. Stiamo parlando dell'HP Slate 7, un tablet piccolo, come potete vedere appunto è grande più o meno quanto la mia mano e, come ben intuibile dal nome, ha un display da 7 pollici, un display avente risoluzione 1024x600, quindi un display non risoluto al massimo ma comunque accettabile. Abbiamo un processore che comunque riesce a garantire ottime prestazioni, essendo un ARM A9 dual core da 1,6 GHz, quindi un processore che permette ad Android di funzionare a dovere. Vi mostro al volo la fluidità del sistema operativo, che reagisce tranquillamente senza alcun lag o rallentamento che dir si voglia. Vi apro Flipboard al volo per farvi vedere insomma quanto ci mette ad aprire un'applicazione come questa. Si sfoglia rapidamente, apriamo notizie e effettuiamo lo swipe. Come vedete è rapidissimo, non presenta lag di alcun tipo. Questo anche perché, oltre al processore, è dotato di ben 1 GB di RAM, che non sono affatto pochi, con 8 GB di memoria interna, che comunque è espandibile via microSD che si inserisce in questo vano qui sopra. Ciò che mi ha stupito veramente di questo tablet, ho pensato che ad un prezzo così ridotto, inizialmente appunto pensavo che mi arrivasse tra le mani il solito tablet plasticoso che comunque scricchiolava, dava fastidio tenerlo in mano perché sembrava veramente di avere in mano un giocattolo. Invece mi è arrivato tra le mani un tablet solido, realizzato alla perfezione, con questa cornice simile alluminio, veramente solida, e una cover comunque in plastica ma veramente ben fatta, e che dà una sensazione globale di compattezza che raramente ho trovato in un tablet. Solamente il Nexus 7 raggiungeva livelli simili, sono più o meno uguali, ma fino adesso è uno dei migliori tablet da 7 pollici Android da me provati. Veramente è veramente dotato di tutto quello che un tablet così deve avere, soprattutto è dotato del massimo che un tablet a questo costo possa offrire. Cioè stiamo parlando di un prezzo che uscirà dai 159, ma in offerta si trova anche a 149, addirittura a 139 online. È veramente un prezzo quasi ridicolo per un tablet che comunque offre tutto quello che ha da offrire Android, quindi sistema operativo comunque aggiornato. Stiamo parlando di l'ultima versione Jelly Bean, quindi massima compatibilità. Parliamo di tutti i giochi, di tutte le applicazioni scaricabili da Google Play, anche Google Now, insomma tutto quello che ha a disposizione Android. Questo tablet da 149 euro di media di prezzo te lo mette a disposizione, quindi cosa volete di più? Inoltre è presente in due colorazioni, questa è rossa, ma ve la faccio vedere bene. È presente anche una versione silver, quindi con retro in color argento. È presente una fotocamera posteriore che è da 3 megapixel, mentre è presente anche una fotocamera frontale che è una VGA. Per quanto riguarda le dimensioni, sono circa 19 cm, 9,7 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza, mentre troviamo uno spessore che è di circa 10,7 mm, quindi non è uno spessore proibitivo, si trasporta tranquillamente dentro una borsetta. Ve lo metto a confronto con un iPad mini che ho qui con me. Più o meno hanno uno spessore simile. Ovviamente l'iPad mini, essendo realizzato con materiali più ben definiti, non plasticosi, quindi sono riusciti ad assottigliare un po' quello che è
la dimensione generale del tablet, mentre questo ovviamente essendo in plastica, essendo lavorato con meno cura nei dettagli, soffre un po' qualche millimetro in più di spessore, però nel complesso il tablet pesa anche poco, sono 370 grammi, veramente si trasporta con estrema facilità. Per quanto riguarda la batteria, l'ho provato per una settimana circa e devo dire che ogni due giorni con un utilizzo medio intenso bisogna ricaricarlo, almeno nell'arco delle 48 ore almeno una volta bisogna ricaricarlo se si fa un utilizzo medio intenso. Quindi la batteria, sul sito c'è scritto che riesce, sul sito ufficiale è scritto che sono 5 ore di riproduzione video in playback. Sì, più o meno siamo lì, insomma, però comunque è sempre un tablet che comunque dipende anche dall'utilizzo che ne fate, perché ovviamente se visualizzate molti video, se giocate, se avete collegato al Bluetooth, il Wi-Fi, eccetera, 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 ovviamente cambia la durata della batteria. Non è presente la possibilità di inserire una SIM, quindi niente supporto al 3G o MTS o LTE. Bluetooth 2.1 EDR, Wi-Fi 802 BGN, quindi massima compatibilità anche per quanto riguarda Bluetooth. Non so se avete visto dietro, ma è presente la dicitura Beats Audio, perché infatti questo tablet presenta audio speaker Beats. Vi faccio vedere al volo, vi faccio ascoltare al volo la differenza tra audio Beats e audio classico, almeno ci provo. Questo è audio Beats e questo è audio senza Beats. Il suono è molto più penetrante, molto più avvolgente con audio Beats, mentre senza ovviamente il suono è un po' più ottuso, un po' più fastidioso. È presente l'accelerometro ovviamente, quindi il tablet può essere girato in qualsiasi angolazione e come vedete risponde al secondo praticamente, quindi questo vi fa capire quanto il processore comunque sia valido per un prodotto che, ripeto, costa 149 euro, pochissimo, quindi è molto valido. Ve lo consiglio assolutamente se state cercando un tablet low cost da portarvi, che ne so, al mare, in montagna, anche da portarvi a scuola, all'università, perché comunque è piccolo, entra tranquillamente in una borsetta di quell'altra colla, non pesa molto e non richiede una custodia, niente, perché comunque ha solidità massima per quanto riguarda scocca posteriore e vetro. Offre tutte le connettività, offre sistema operativo Android, quindi è apertissimo, qui troviamo i pulsanti del volume, ricarica ovviamente con USB, dentro la confezione trovate quello che è il cavo USB appunto e l'adattatore per attaccarlo alla corrente. Il display ovviamente è capacitivo, ma ormai sono tutti capacitivi, quindi cosa dire, prodotto eccezionale, a me piace moltissimo. Trovate la recensione sul nostro sito, dove comunque potete dare uno sguardo alle foto così da vederlo un pochino meglio, anche se penso che il video vi abbia dato la possibilità di vedere questo tablet nei dettagli. Quindi se state cercando un tablet a basso costo, questo Android, questo è il migliore a disposizione insieme al Nexus 7, che adesso verrà aggiornato ovviamente, però questo è un tablet, per chi non pretende molto, è un tablet perfetto, è il tablet perfetto, perché ve lo metto a confronto con un iPad mini. Questa è la differenza tra due dispositivi, ovviamente sono due stili diversi, però Apple costa 300 euro il modello, 349 mi sembra il modello base solo wifi, questo costa quasi 200 euro di meno, quindi la differenza è tanta. Inutile starci a girare intorno, anche se sì, la qualità del materiale è un po' più bassa, ma comunque è un tablet che per chi non ha troppe esigenze è perfetto. Questo è tutto, spero di avervi fatto capire insomma quello che offre questo dispositivo. Grazie per averci visualizzato e alla prossima.